Buongiorno a tutti, sono Marco Maugeri, sono partito per questo viaggio per arrivare a Montecitorio, diciamo, convinto che questo Parlamento di arraffoni, opportunisti, non rappresentasse affatto gli italiani, mentre invece mi sono reso conto, grazie a questo viaggio, che è tutto il contrario. Questo Parlamento rappresenta esattamente quello che sono gli italiani e questo mi dispiace tantissimo. Che dire? Nonostante tutto, io continuerò a lottare, come stavo facendo anche prima. Non mi faccio fermare dall'inedia degli italiani. Io continuerò. Una buona giornata a tutti. Ciao a tutti, sono Giuliano Lodi. Sono uno studente qui di Roma, però sono nato a Catania e ho seguito al massimo delle mie possibilità la Rivoluzione Gentile, sia per il modo in cui è stata portata avanti, cioè la gentilezza, sia per l'educazione, sia per le proposte che stavano dietro, diciamo, e alla base di questo mettere in movimento le persone. Solo che ho notato che molti danno la propria disponibilità e solidarietà, però non riescono a superare i limiti di mettere la propria presenza qua in strada, qua con noi. Molti riescono soltanto a fare complimenti e poi in fin dei conti ritornano nella loro vita quotidiana, cercando come al solito di bypassare quelle leggi, come siamo abituati in Italia a fare, come tutti fanno, da quelli che ci comandano, diciamo, alla classe più bassa. Facendo così, ovviamente, una vera volontà di cambiamento non si ha e non si avrà. Ci vuole soltanto la mobilitazione vera della gente. E io non smetterò di farlo, ovviamente, perché una volta svegliato un uomo, una persona, non riuscirà mai a fermarsi. Mi chiamo Gianluca De Rosa, ho 29 anni e vengo dalla Basilicata, Lauria, paese della provincia di Potenza. Vorrei dire soltanto una cosa, vorrei essere adottato dalla Sicilia. Stop, io ho finito. Allora, questa è l'ultima puntata del viaggio Palermo-Roma, la Rivoluzione Gentile. L'ultima puntata perché abbiamo parlato tra noi quelli che sono venuti e molti con i quali io ho affrontato questo viaggio. E abbiamo delle considerazioni da fare e poi vi daremo il risultato di ciò che è la nostra personale decisione, ma di gruppo. Le considerazioni sono queste. Comincio subito col dirvi che qualche giorno fa mi ha chiamato un giovane, che poi tanto giovane non è, avrà 36-37 anni, mi ha detto: senti Onofrio, potresti parlare per favore di noi precari? Mi sono arrabbiato moltissimo, perché ho detto: io non posso parlare di voi precari, perché i precari siete il risultato di ciò che è la società odierna italiana. Persone disposte a essere i nuovi schiavi del terzo millennio. C'è gente che guadagna 700 euro, 800 euro, 450 euro e che hanno scelto proprio il precariato come ultima spiaggia, ma si considerano anche fortunati. Essere fortunati e guadagnare così poco e fare il lavoro che altri dovrebbero fare, che sono quelli che prendono lo stipendio ordinario, che affiancati dai precari non fanno più quello che devono fare e fanno fare tutti i precari per dei soldi che sono quattro quattrini, francamente è da persone che hanno deciso di regalare, di svendere la propria vita. Questa mattina è passato un giovane romano che si è trasferito a vivere in Sud America e mi diceva che là un'ecografia costa 4 euro, 4,50 euro, contro gli 80 euro, 100, 150 qui in Italia, che là la sanità è veramente all'avanguardia, altro che Germania, e non è esattamente come qui in Italia. In questi giorni sono andato a trovare veramente tante persone, ma sono venute quasi tutte persone occupate. E il mio ultimo video, quello dove parlo dell'Italicchia, non è rivolto a chi un'occupazione ce l'ha, perché chi un'occupazione vuol dire un lavoro serio che ti permette di vivere, di mantenerti, di poterti pagare il mutuo
della casa, la roba dell'auto, andare qualche volta in pizzeria e fare una vita tutto sommato normale. Se poi si riesce a farla anche un po' di più, perché no? L'occupato per me è questo, non è certo il precario o il lavoratore socialmente inutile che prende 400-450 euro al mese. Pertanto chi lavoro ce l'ha, è bene che se lo tenga, e chi lavoro ce l'ha, sapendo quanto è difficile averlo, è venuto qui a testimoniare la propria adesione a questo viaggio di un popolo formato da 7 persone in cammino. Mi direte voi, molto poco. Beh, cosa possiamo allora evidenziare e quali conclusioni tirare? Che all'Italia sta bene così. Oggi nei giornali, in prima pagina, c'era scritto: questa è l'Italia che vogliamo vedere. Per capo che non si trattava della vita degli italiani, ma di una delle tante partite di calcio della nostra nazionale, con calciatori strapagati e che si permettono anche il lusso di vendersi al miglior offerente per mettere in campo scommesse del tutto illecite e che dovrebbe farli vergognare molto. Però ieri ha vinto l'Italia contro l'Irlanda 2-0 e questo fa passare sopra qualunque dolore, qualunque tristezza. Quando l'Italia pareggia, il disoccupato sta uno o due giorni contento, quando perde ha subito di nuovo in mente il fatto che è senza lavoro e impreca contro i calciatori, mannaggia, sono strapagati e manco sanno fare un gol. Quando l'Italia vince, il disoccupato si sente l'uomo più occupato sulla faccia della terra. Italiani, vi devo dire che anche io sono italiano, mi sono sempre sentito italiano, ma anche siciliano, ma faccio parte di quella parte d'Italia che ha sofferto molto e di quella parte d'Italia che è stata spesse volte bistrattata e considerata una terra sanguisuga. Così non è. In Sicilia noi abbiamo il carburante, lo estraiamo e lo raffiniamo. Peccato che il gettito fiscale, cioè i tributi che dovrebbero essere pagati, non restano in Sicilia ma vanno altrove in Italia. In Italia abbiamo un'agricoltura che potrebbe essere rilanciata immediatamente, un mare pescosissimo, che però questo ladro governo italiano ti impone con delle distanze di costa di non poter andare al di là, e tutte le altre nazioni, Marocco, Tunisia, Spagna, vanno, raccolgono, il pescato lo mandano poi in Norvegia e ci arriva a noi surgelato. Quindi pensate che governo generale che abbiamo. La Sicilia è una terra dove il mare è così bello e le cose sono così spettacolari, altro che la Riviera Romagnola, è una questione di organizzazione. Abbiamo un mare azzurrissimo e delle spiagge veramente da far invidia anche alle Maldive. E poi in Sicilia abbiamo una grande cultura, una grande tradizione e gente molto fiera e orgogliosa di essere un popolo. E in più vi rammento che lo Statuto della Sicilia è stato firmato prima che venisse firmata la Costituzione della Repubblica Italiana. Questo per dirvi che forse la Sicilia è nata un attimo prima dell'Italia. E se non vi fosse ancora chiaro, parlo con tutti gli italiani, quando c'è stata l'Unità d'Italia, la Sicilia ha versato un tributo pari a 20 volte quanto hanno pagato le altre pseudo-regioni allora esistenti in Italia. Pertanto credo che alla Sicilia è stato tolto molto, e ancora una volta dalla Sicilia 7 persone, prima 2, poi prima 6, poi 2, poi 4, poi 5, poi 7, si mettono in viaggio e arrivano qui. Ho preso Gianluca, l'ultimo che avete visto, che viene dalla Basilicata, sempre meridionale. E allora qual è l'alternativa? L'alternativa è quella di adesso portare e spostare la Rivoluzione Gentile al Palazzo dei Normanni, a Palermo, dove sede l'altro governo pagliaccio regionale, presieduto da Raffaele Lombardo, che anche se è dimissionario, formato da 90 deputati, 90 cialtroni, 90 buffoni, 90 ladri, quasi tutti inquisiti, che stanno lì a non fare nulla. Chiedete
ai siciliani una legge, solo una legge, che è stata fatta e che sia di pubblica utilità per la Sicilia, neanche mezza. Mi direte voi, l'avete votato voi? Nella maniera più assoluta no, perché sapete perfettamente come funziona il meccanismo delle elezioni. Questo è ciò che ci sentiamo di dirvi. Non potevamo farla prima questa operazione, cioè rivolgerci direttamente al Parlamento siciliano, perché qualche idiota avrebbe detto: ah, volete dividere l'Italia, volete isolarvi, volete essere indipendenti, volete essere autonomi. No, autonomia l'abbiamo, la regione siciliana, non ce l'hanno mai fatto utilizzare, la utilizzeremo e cominceremo dalla Sicilia con tutti i siciliani che quantomeno in questo panorama della rivoluzione gentile hanno dimostrato che sono capaci di arrivare a Montecitorio con due cavalli e un falco. Sarà poco, ma vi dico che sono tantissimi anni che un animale non mette piede a Montecitorio, ovviamente non con la signora che passeggia col suo fuffi, ma in una manifestazione di protesta e di proposta. A me non resta che ringraziare tutti i miei compagni di viaggio, le persone che ci sono state vicine, chi ci ha voluto bene, chi ci ha sostenuto, chi ha pensato anche al cibo per noi, e da un punto bisogna ripartire. Questa esperienza è stata molto bella, ci resta dentro il ricordo di questa lunga strada fatta, di scorci di natura bellissima, di bevai, a dimostrazione che c'è tantissima acqua, e di sindaci davvero carini che abbiamo incontrato. Gli idioti ci sono sempre, la mamma dei cretini è sempre incinta e qualche cretino nasce ogni tanto, però la maggior parte delle persone che abbiamo incontrato sono state davvero ragguardevoli. Pertanto ripartiamo dalla Sicilia e a presto avrete notizie. Ciao. Vorrei dire soltanto una cosa, vorrei essere adottato dalla Sicilia.